Un saluto a tutti, io sono Natron e bentornati sul mio canale. Continuiamo oggi con Resident Evil 1, la nostra avventura. Dunque, vediamo un po' dove potrei andare. Lì è chiuso, cos'è che c'era? Allora, lì c'è. Tanto il mouse si dovrebbe vedere. Qui. Se non sbaglio, proprio qua bisogna utilizzare la cosa della pianta. Cioè quella pianta appunto che bisogna ammazzarla con la roba chimica. Questa però non si vuole aprire. Questa nemmeno. Perché serve l'altra chiave. Allora, io però non ho salvato, quindi non posso fare quella cosa carina che volevo fare. Sono bloccato perché non. Non mi ricordo. Attenzione, attenzione, due zone che non avevo esplorato, due porte che non avevo ancora visto se si aprivano, quindi andiamo immediatamente a vedere. Ho sempre paura che queste cose piano piano, a forza di passare di qui, si rialzano. Qui non ci eravamo venuti, vedete, vedete, invece mi sbagliavo. Ok, io ora non mi ricordo dove sto zombie. Sicuramente qui dietro appena spunto mi attacca. Come minimo proprio. No, non c'è. Meno male. Ok, aperto. Perché pensavo che quella scala collegava all'altra scala, praticamente. Della minchia, quanto che va bene. E roba. E io la prenderei un po', però. Tanto c'è proprio qui sotto, non ci vuole nulla andarlo a portare. L'erba rossa non ha nessun utilizzo. Così, cioè, deve essere per forza unita con l'erba verde. Perché altrimenti non può essere utilizzata. Cosa che faccio immediatamente in modo da liberare uno spazio nell'inventario. Forse posso di nuovo combinarla di nuovo con un'erba verde per ottenere un effetto più potente. Un camino spento. Sì, mi ricordo che bisognava utilizzare l'accendino per rivelare tutta la mappa della prima villa, una cosa del genere. Non mi ricordo bene. Bene, mi fa piacere questa cosa. Il quadro della villa in costruzione. Assomiglia tantissimo a quello in cui ti trovi. Ma sicuramente è quella, Jill, sicuramente è quella. La boia foresta si estende a perdita d'occhio. Non sembrano esserci case nella zona. Che culo. No, non c'è nient'altro. È solo quella porta che serve la chiave dell'elmo per aprirla. Quindi per ora non possiamo farci nulla. Intanto fatemi vedere se è partita la registrazione. Sì. Direi che dopo questo episodio, che dovrebbe essere il quarto in uscita, il quinto se non sbaglio, potrà anche chiudere tranquillamente per oggi, smettere di registrare. Ora, c'è uno zombie, io lo devo fare per forza fuori. Infatti, eccolo qua. Gli esplosa la testa. Ma meglio così se gli esplosa la testa. Così almeno non si rialza. Meglio così. Meglio così. Questa porta non ha maniglia, non puoi attraversarla. Bene. Quindi mi tocca andare per forza di qua. E dov'è che porta questa? L'hai aperta. Quindi è un collegamento. Sicuramente in un'altra zona, penso. Al primo piano siamo. Ah, c'è, sì, ho capito dov'è. Perché appunto me lo ricordavo dall'originale. Quindi qui si va a vedere cosa c'è dentro. Mi sembra che c'è qualcosa da prendere.
Allora, qui c'è qualcosa che brilla. Fischietto per cani. Sì. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa in un luogo sicuro. Io ho avuto questa idea. Ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randagio si aggira sempre nei pressi del balcone sul lato occidentale del secondo piano e di certo accorrerà al richiamo di un fischietto per cani. Credo che sia il balcone di prima, quello che diceva nello scorso episodio che la vetrata sembrava una, somigliava a una strega. Almeno dall'immagine fa vedere quella. Ed è a questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare gravi mutilazioni. Il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. Quale collare? L'oggetto che Sir Spencer vuole nascondere si trova dentro il collare. Sei l'unica persona in cui posso fidarmi. Naturalmente verrà ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che hai sempre desiderato? No. In cambio della tua collaborazione potrei essere in grado di fartelo avere. Mi sembra un affare vantaggioso per entrambi, John e Toleman. Ok, quindi c'è da richiamare questo cane. Prendiamo il caricatore. Una scacchiera di avorio. Sembra che la partita sia conclusa con uno scacco matto. Perché lo scacco matto è tra virgolette? Non lo so. Magari bisognerà farci qualcosa. Vecchio grammofono, il disco si intitola Giove. Un diario aperto, le pagine sono bianche, però lì c'è qualcosa che brilla. Sì. Oh, sì, l'accendino! Finalmente, così possiamo bruciare un po' di cadaveri. Bene, bene, bene. Finalmente l'accendino. Ok, libri su libri su libri che non ce ne frega assolutamente nulla di cosa contengono. Attenzione, botanico, utilizzo delle erbe medicinali. Qui credo che praticamente credo che qui sia un po' una specie di tutorial sulle erbe. Verdi, quelle rosse, quelle gialle che se combinate creano effetti curativi più potenti, ma non ci interessa sinceramente. Allora, come prima cosa andiamo a bruciare questi due cadaveri perché tanto qui ci torneremo sempre, sempre fissi, fissi, quindi tanto due ce ne liberiamo. Così depositiamo anche un po' di roba, se non sbaglio. Sì, ma mi prendo questo. Depositiamo il fischietto e l'erba. Quindi riempiamo la fischietta con. Perfetto. Metà cherosene, bene. Qua ti si dice a due. Quindi proprio quei due zombie possiamo bruciare. Sì, a poco purtroppo. Allora, per bruciarlo bisogna andare qui e usarlo, se non sbaglio. Sì, esatto. Il primo zombie è stato bruciato. E sì, perché altrimenti si rialzava in tipo in modalità berserk, più incazzato, più furioso. Più violento. C'è anche l'altro, un altro che sbaglio. Ma c'era un altro zombie, ragazzi, qui. No? È sparito? Ah no, sì, vabbè, non c'è perché. Niente, è stato. Praticamente è saltato la testa, l'ho fatto esplodere la testa. Se vi ricordate, quel manuale ci diceva che ci sono dei modi per far sì che gli zombie non tornino in vita, o li bruciate o li fate esplodere la testa, praticamente. Supporto in legno, non mi ricordo a cosa serva, forse c'è qualcosa all'interno, molto probabile.
Allora, sul tetto si trova un foglio di carta. Sul foglio non c'è scritto niente. E lo prendiamo, anche se non mi ricordo a che caspita può servire. Puoi sentire sulla pelle il calore della luce mentre ti avvicini. Ok. Allora, qui dovrebbe essere una zona tranquilla. Noi abbiamo di un'armatura, quindi serve la chiave dell'armatura. Qua c'è il... Mi ricordo perfettamente cosa c'è, ma tanto serve la chiave dell'armatura. A parte che ci torneremo molto più avanti. Qui ci sono una serie di cianfrusaglie. Magari roba di Valorigil, va a saperlo. Qui sì, ok, niente. C'è un'erba? Se è un'erba questa, o sbaglio? No. Semplicemente niente. Allora, sì, perché tanto se ci dice che la chiave dell'armatura non serve più a nulla, vuol dire che non ci sono più porte praticamente che serve, che punto serve utilizzarla. E dunque, allora, questa non si apriva tanto, mi sa, o sbaglio. Esatto, e ora bisogna andare a cercare la chiave dell'armatura, c'è poco da fare. Sul porta in legno dove caspita va messo, non me lo ricordo più. Ah, sì, vabbè, quella è la cucina. Con un'altra zona che non so. Ah, sì, è la cripta, se non sbaglio. Allora, ragioniamo un po' sul da farsi, ragazzi. Io proverei a utilizzare quel fischietto per cani. No, c'era da usare l'accendino. Sopra, se non sbaglio, era di là, esatto. Perché mi ricordavo che se tu utilizzavi l'accendino dove c'è la cartina della villa, mi sembra che è una cavolata, non serve a nulla, in teoria. Però proviamo, magari mi ricordo male io. C'era qualcosa di interessante. Così prendiamo anche il fischietto per cani. E andiamo lì al balcone, appunto, dove diceva quella lettera di usare, che arrivava il cane brutto e cattivo e che serviva il collare. Qua un sacco di tempo. Allora, qui usiamo l'accendino. Esatto, il camino appunto ci rivela. Allora, delle linee incise sul rilievo brillano rosse nel colore intenso. E nient'altro. Niente. Tutto qui. Ah, non è possibile. Niente, veramente. Boh, allora non serviva veramente a nulla. Ah no, forse un attimo. Un attimo, qui cos'era? Però ha illuminato un po' la cosa, la zona. E allora non ho la più pallida idea da che caspita bisogna fare. Il fatto che c'è sempre la porta che è chiusa e non possiamo aprirla. No, niente. Sì, Gil, ho capito, basta, ammira il quadro. Che c'è qualcosa di invisibile qui sopra, magari no.
allora prendiamo il fischietto e andiamo lì dove ci diceva il tizio. Io però salvo. Salvo perché sono arrivato praticamente ad un punto che bene o male non so cosa fare, quindi volendo potrei anche concludere con l'episodio. Quindi salvo, vado a vedere vado a vedere che appunto se si può fare qualcosa lì, perché se muoio almeno sono tranquillo, visto che tipo 2:40 minuti che non sto salvando, non ho salvato. E bene, il telefono si è spento, mancavano 15 minuti e bene, perfetto, non ho più non so più che tipo quanto sto registrando. Allora, ma sì, va, lasciamolo, ma che se ne frega. Allora, fischietto per cani e mi prendo anche il nastro inchiostratore. Salvo. E siamo nel magazzino alla est. Ok, grazie, gioco. Voglio soltanto andare a vedere quella cosa lì, ragazzi. Se poi veramente non succede nulla, chiudo l'episodio e cercherò off-screen una soluzione, sicuramente. Cioè, almeno cosa fare? Vado un po' a giro per la villa, magari, più che altro. Per non stare a perdere tempo come ora, perché ho detto sì, vabbè, vado a vedere. Però non sono sicuro che possa essere utile. Magari non serve a nulla. Ci sta che non è nemmeno quella, la zona, però il balcone est, c'era l'immagine di questo. Quindi proviamo, non è che c'è qualcosa qui, tipo questa erba, o se... No, non è la cosa, non è l'erba, è la... No, qui sembra proprio che non c'è un cacchio. Allora, l'immagine diceva qui. Quindi proviamo a usare questo fischietto. Ok. Oh cazzo! Quanto cazzo è duro? Due, sì, poi cosa anche? No, vabbè, lasciamo. Sì, c'è l'oggetto. No, vabbè. Vaffanculo. Cacchio. Era giusto, abbiamo trovato il collare. Ok, perfetto. Quindi... Ah! No? Non lo prendo perché concludo qui l'episodio. Perché ovviamente mi porto il fucile. Se ho ancora un paio di colpi... No, bisogna anche prendere i colpi del fucile. Praticamente vicino alla tomba, lì alla cripta dove abbiamo trovato il libro con la chiave della spada. Quindi off-screen vado a prendere i colpi e torniamo qui nel prossimo episodio armati di fucile, perché due cani sinceramente insieme poi sono tosti da buttare giù. E niente, quindi spero che il video vi è piaciuto, come al solito lasciate un commento, un mi piace, e noi niente, ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 1 HD Remastered. Ciao a tutti!